Grazie Presidente. Io volevo innanzitutto ringraziare i proponenti di questa delibera di iniziativa popolare, perché portando in aula questa delibera ovviamente si accendono i riflettori su questa problematica e si accendono i riflettori su questa problematica in una modalità civile, in una modalità di rispetto sia della città di Roma ma anche delle popolazioni rom, sinti e camminanti. Ricordo molto bene questa delibera, anche perché poco prima che fu proposta alla popolazione romana questa delibera, io ero tra i firmatari di una delibera analoga con cui collaborammo sempre con il dottor Sasolla, e noi non riuscimmo a raggiungere le firme, quindi mi compiaccio che con questa delibera invece ci siano riusciti. È molto importante riuscire ad attuare il superamento dei campi rom, è molto importante innanzitutto per un fatto di civiltà, proprio come dicevo prima, non è pensabile di avere all'interno di una qualsiasi città, ma soprattutto della capitale, dei posti che sono stati pensati come dei ghetti. È impensabile per la dignità delle persone che ci vivono, è impensabile perché sono proprio dei ghetti fatti su base etnica, quindi chi li ha ideati, chi li ha previsti e chi li ha attuati in realtà ha fatto un danno all'umanità, secondo me. È quindi molto importante andare a superare questa problematica. Non mi ritrovo in molte cose che sono state dette dai proponenti, perché questa amministrazione, come ben sappiamo, ha approvato una delibera per il superamento dei campi, ma in questa delibera del superamento dei campi sono previste molte cose. È vero, non c'è il dettaglio delle attività da svolgere per la chiusura, non c'è proprio lo stretto dettaglio, però non si può iniziare a fare lo studio e poi fare il bando per la chiusura di un campo, perché intanto che si fa il bando per la chiusura del campo, come stiamo facendo, si procede anche ad un'analisi delle persone che stanno nel campo, un'indagine conoscitiva della situazione familiare, della situazione lavorativa, della situazione dei minori, della situazione anche delle eventuali necessità o fragilità, come le vogliamo chiamare. Questo per poter dare ad ogni famiglia una risposta che sia appropriata. Cosa non ultima, e secondo me una delle più importanti, si collega il fatto di aderire alla chiusura del campo con un patto di responsabilità firmato dalla famiglia che prevede la scolarizzazione, perché per noi è un fattore molto importante. È importante che i ragazzi vadano a scuola, è importante che i ragazzi vadano a scuola con profitto. Allora, le modalità per chiudere i campi ovviamente non sono scritte nella pietra, quelle si possono modificare, si possono migliorare e sono variabili da campo a campo, perché sono diverse le situazioni della città in cui stanno i campi, e è diverso il contesto e sono diverse le etnie, quindi sono anche diverse le situazioni. Ci sono poi campi molto complicati come Castel Romano, dove è nello stesso campo più di un'etnia e quindi le difficoltà si moltiplicano. Io non ritrovo nel nostro piano che stiamo attuando, lo ribadisco, all'inizio con i fondi europei ma poi con fondi di Roma Capitale, le criticità che hanno evidenziato le persone che hanno illustrato la delibera, e non lo intravedo per una semplice motivazione, che comunque si sta procedendo, comunque si sta andando avanti, comunque stiamo andando a chiusura di questi campi e soprattutto stiamo andando a chiusura con l'integrazione delle famiglie nel tessuto cittadino, e questo penso che sia una delle più grandi dei più grandi risultati. Una delle difformità tra questa delibera
e la delibera che portammo noi alla raccolta di firme, noi come Movimento 5 Stelle, sta proprio nel punto dell'abitare. Ricordo che la affrontammo in commissione e noi non prevedevamo di dare l'abitazione ad ogni famiglia che usciva dai campi, ma prevedevamo con logicità di dare un'abitazione alle persone che necessitassero, perché ci sono magari delle situazioni in cui è possibile che le famiglie continuino ad abitare lì semplicemente perché la loro famiglia allargata abita nel campo e non vogliono perdere i contatti, oppure per molti altri motivi, ma magari probabilmente economicamente se lo potrebbero anche permettere. Allora è giusto dare una soluzione abitativa, ma non con le modalità descritte in questa delibera popolare, e cioè che sono di dare comunque un'abitazione o consentire l'autocostruzione. Ora io sono una persona di vedute molto aperte, soprattutto nel campo dell'emergenza abitativa, e chi mi conosce lo sa benissimo, ma prevedere una soluzione come l'autocostruzione in una città complicata come Roma, capite bene che non è una possibilità prevedibile. E infatti ricordo che appunto sulla base di questo noi in commissione abbiamo dato un parere negativo, di fatto bocciamo questa delibera di iniziativa popolare. Però è molto importante andare a ripercorrere anche altre cose, e cioè questa delibera ha fatto in modo che si accendessero i riflettori su questa tematica, che si venisse a capire e a sapere che c'era questa problematica, perché ci sono persone che non se ne sono mai curati, pensano che siano insediamenti abusivi punto e basta i campi rom, in realtà invece hanno una storia politica ben precisa e ben delineata, ed invece non si creano minimamente il problema degli individui che vi abitano all'interno, dei molti ragazzi che è giusto che frequentino la scuola, dei molti bambini che devono essere giustamente curati ed accuditi, delle molte donne che vi abitano e che hanno il diritto ad una vita dignitosa. Quindi io ringrazio nuovamente i proponenti di questa delibera. Però l'invito a guardare con un occhio benevolo il piano di chiusura dei campi rom fatto da questa amministrazione, perché innanzitutto è la prima amministrazione che ha previsto questa cosa, e l'ha prevista proprio nell'ottica del rispetto della dignità umana ed è una forte volontà che abbiamo. Ovviamente il nostro piano viene di volta in volta modulato, ovviamente il nostro piano è fatto di concerto con i municipi che ospitano i campi e vede il pieno coinvolgimento sia della polizia locale che delle assistenti sociali e anche di una serie di altre figure che devono aiutare queste famiglie ad essere introdotte nella vita sociale anche attraverso le soluzioni lavorative oltre che le soluzioni abitative. Quindi io, ringraziando di nuovo i proponenti, volevo precisare che comunque questa amministrazione sta ponendo in essere queste cose. Grazie.